Eccoci qua. Ma cosa? Hai finito? No, non rompi mai. Bene, ora sto giocando. Basta. Ma io essere... per te tutti i giochi sono maffi. Sì. Ovviamente i giochi perché non possono essere perfetti. Ok. C'hanno almeno qualcosa. Ce l'ho fatta. Ma c'hanno almeno qualcosa di sbagliato. Sembra un uccello. Veramente sembra un uccello. Guardate. Sembra Giacomo. Questo qua sembra un uccello. Sono pure uccello. Il uccello è stato tagliato a metà. Povero uccello. Bene. E togliamo e lo aggiungiamo il grande Jacobson. Ok, Jacobson. No! Ecco il grande Jacobson! Cosa? Ma su! Che culo! Jacobson! Ok, si è accosto. Tu? Io! Non solo sei sopravvissuto al tornato, sei anche arrivato fin qui. Comunque sia, la tua sorte non ha la benché minima rilevanza. Ciò che davvero importa è la ragazza che c'è dentro questa porta. Avverto forte la tua presenza. La sacra voce te la tira, trampata dal cielo oltre le nuvole, e ora qui sulla terra. Alla nostra portata. Ah, ma che maleducato. Ho dimenticato di presentarmi. Sono Jacobson, patriarca dei maghi in quel mondo che voi chiamate terra. Partino. Francamente, non mi dispiacerebbe affatto se ti riferissi a me con un bel Sua Eccellenza Jacobson. Mi sa che cambierà voce. Faticoso. Come potresti tu essermi d'ingrasso? Dovresti inchinarti alla mia bellezza e toglierti di mezzo. No! Quella ragazza doveva già essere in mano nostra. Ah, quindi anche nella mia. Ma sul più bello è arrivata quella vecchia, questa pezza e serva della dea. Per questo motivo adesso sono gay! Oltremodo, incredibilmente, spaventosamente gay! In questo momento mi va bene chiunque, ho solo un singolamento. Sì. Un patriarca del che è della mia risma, non può cerco di tutte le case per emozioni come te. Dovrò trattenermi dagli certi due indicibili. Flap e strega. È impazzito. Sembra un senatore dei greci. Ok, Giren, dovrete riuscire a non far... a non colpire... Aia, la sua Marco, mano, scusa. A non colpire male. Se no dovrete scuotere per... Tanto per sapere, potere celeste funziona. Il? Potere celeste? Sì. L'attacco a distanza, in pratica. Non lo so. No, non funziona, lo schivo. Strano, lo... Non ce l'hai fatto caso? Scemo! Sta fermo con la mano! Che no, scemo, io pensavo ti seguisse! No. E ora si prende la sua bella spada. Ops. Non mi ricordo più come si tratta. Qual è la testa di suo stupido? Ok,
Cavolo. Ma lui sta combattendo con la sua spada, cioè con se stesso? No, Merc, sai, hai appena fatto un bello spoiler. Cosa? Una spada? Au. E comunque la le spade le crea con la magia. Che bello. Vorrei farlo anch'io. Che stupido. Mi sa che è meglio se mi prendo qualche cuore. Dove sei? Cavolo. Ah, ecco, dovete colpirlo mentre vi fa la carica. Oppure quando vi appare da dietro. Come ho fatto a colpirlo? Cavolo. Oh, quanto ci metti, cavolo, a morire? Sentite, beh... Se stoppare ti devono ammazzare. Veramente mi ha appena ammazzato, solo che io ho la fata. Ok, meno male, ce l'ho. No, per un attimo mi è venuto il dubbio. Sono riuscito ad ammazzarlo, non so manco come! Beh, non te la cavi male. Però non vale, volevo vedere come avresti fatto senza quella spada. Non me l'ho mica fatta fregare, scusa. Scusate, io sono stancato di giocare. La presenza della fanciulla sta scomparendo. È inutile essere ancora qui. Ja, dalla prossima volta che ci incontriamo cambio voce. Arrivederci ragazzino che tieni dal cielo. Per questa volta ti perdono per avermi intrangiato, ma non svelare la mia magnanimità. Perché sono così? Magnanimità. Oh, te ne pentiresti. Meno male che ha detto di cambiare voce dalla prossima volta. Stupido Giacomo, sei. Bene, abbiamo un cuore in più. E siamo finalmente arrivati alla fonte dove teoricamente dovrebbe esserci Zelda. Teoricamente. Prendiamo già un po' la vuota perché mi ricordo che da questa parte c'è... Vabbè. Ho preso dell'acqua che non so manco a cosa serve. Vabbè. Potrebbe tornare... Ah sì, è vero. Mi sa che era piano superiore, allora le fate. Mi ricordo che c'è un pezzo, cioè una fonte con delle fate. Misteriosamente al chiuso c'è un posto aperto, ho visto anche delle rupie. Una mini statua dea dea.
a prendere con il nostro caro scarabeo. L'ho visto su quelle colonne. Cosa pensate? Sono un cretino, ok, però mica così tanto. Spero. Ok, bene, ho preso. Bene, 20 rupie in più. Sono sempre comodo. Ora, sicuro che da queste parti sia... E ho ancora fino a 3 secondi fa che da queste parti c'era... Grazie. Che fosse una fontana con delle fate. In te quando arrivate quindi? Non lo so. Non è che riuscite a passare in prendere. Bene, un altro delle cose da colpire con... Sì, era... Il potere celeste. In che senso? Ah, ok, va bene, sì, chiamatemi questa famiglia. Va bene? Ciao, ciao, ciao. Oh, mi sta facendo qualcosa qui. No, non ci credo! Ma bravo, dammi una medaglia di platino. Scusa, ma che fa? È colpa di Link, anzi, tipo la strana... Fai! Fai. Bene, se... Ah, l'ho no, detto. No, forse non. Zitto, che togli il volume. No, niente, non parte. Bene. Sì, abbiamo saltato tutto il discorso di Faich. Io ormai sono senza voce per il troppo gampocamento. Non sanno cos'è. Ah, è vero. Lo scopriranno. Hai ottenuto la stella rubino. Che io all'inizio pensavo servisse per un'altra cosa. No, infatti non lo fa. Servirà alla fine del gioco. Bene, ora dimmi che... Mio signore Nintendo, sono troppo abituato a mio signore King Goro. Nell'altro file mi chiamo King Goro. 97%. È difficile, si è praticamente... Si... E bla bla bla, una nuova colonna di luce. Totem. Ah, lo sto facendo da solo, che noia. A questo punto volevo farmi tutto. Bene. Vogliamo salvare? Salviamo. E ci vediamo alla prossima parte. Arrivederci.